cerchiamo di andare a Parigi per vedere passa un giorno, non vada però ricordiamo che su tutti i bellissimi momenti vissuti da questa nazionale in tanti tanti anni di soddisfazione e crescita della disciplina del territorio. Sì, in questi anni per esempio la facciamo la Italia è nata nel 99, siamo arrivati in Italia pian piano, prima con un gioco, poi no, è andata una disciplina un po' tante serie, ed oggi abbiamo avuto risultati a livello nazionale durante la parte con tante richieste di varie organizzazioni e associazioni per poter fare parte della nostra famiglia. Questi anni abbiamo preso parte a 12 campionati del mondo, 9 campionati europei e tante altre manifestazioni con il nostro mondo. Sempre facendo quella figura, vincendo 3 campionati mondiali, 2 europei, e questa volta ci troviamo a un altro nuovo puntura degli europei, cercando di portare a casa altri denari. Ovviamente Alto Maiora per il futuro, penso che a lei vorrei un invito ai giovani delle scuole che ci stanno guardando in questo momento affinché si avvicinino a questa disciplina. Ma un invito a tutti i giovani e meno giovani, anche perché nelle nostre associazioni abbiamo anche dei giovani afghani che erano nei 50 e 60 anni fa, che trovano lo stesso divertimento come trovano bambini, ragazzi, anche perché è una disciplina molto 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 divertente, molto aerobica e non si sa che è uno sport adatto a considerare non computata. Per questo motivo in questi pochi anni sta avendo un successo di attività pari di bocca. Dell'ente di promozione ASI sempre vicino a questa bellissima disciplina che adesso si avvia a una nuova avventura. Sì, è stato un piacere qualche anno fa avere in convenzione nazionale l'ASI con la Federazione Sport Chambalà, quindi da un anno a questa parte stiamo collaborando in maniera molto stretta, sia la federazione si sta ampliando a livello nazionale tramite il nostro ente, sia il nostro ente viene riconosciuto in ambito nazionale anche per le arti marziali e quindi anche per questa nuova attività all'interno dell'ASI. Presidente, ricordiamo il lavoro certosino che state svolgendo su questo territorio e in particolare nella provincia di Salerno. Certo, la Federazione Chambalà nasce in provincia di Salerno, quindi siamo orgogliosi e fieri di averla portata subito all'interno del nostro ente tramite la mia persona anche in Consiglio nazionale. Quindi insieme abbiamo fatto questo connubio e stiamo avendo ottimi risultati. Il nostro augurio per la partenza di questi campionati europei per il settore Chambalà che possano far bene e nello stesso modo far conoscere anche l'ASI a livello europeo. E siamo con Miriam Aliberti della Nazionale Italiana di Sport Chambalà. Ciao Miriam, benvenuta sulla web TV del mensile Atlet. Ecco, uno sport, ricordiamo, non solo per maschi, ma anche soprattutto per donne. No, assolutamente, soprattutto per donne, sì, è vero, anche perché la maggior parte che lo pratica sono donne, tantissime, sono anche molto brave, devo dire la verità. E niente, sono nazionale femminile, infatti questo è anche la squadra femminile. No! Mira, ci vuoi dire com'è nata la tua passione per questa disciplina? Allora sì, io ho iniziato 9 anni fa circa e niente, io praticavo già Aikido con lo stesso maestro, successivamente vedendo mio fratello che praticava questo sport ho voluto provare per curiosità e poi mi sono appassionato, ho continuato e via. I tuoi obiettivi in questo settore quali sono, Miriam? Io vorrei comunque ottenere un buon risultato adesso agli europei di Parigi, si spera anche la partecipazione ai mondiali, anche lì un altro buon risultato, anche perché ho partecipato ai mondiali solo una volta, ho fatto un terzo posto e niente, vorrei anche migliorare e riuscire ad arrivare ad altri livelli. Miriam, anche da te l'ente di promozione ASI sempre vicino a questa bellissima disciplina che adesso si avvia a una nuova avventura. Sì, è stato un piacere qualche anno fa avere in convenzione nazionale l'ASI con la Federazione Sport Chambalà, quindi da un anno a questa parte stiamo collaborando in maniera molto stretta, sia la federazione si sta ampliando a livello nazionale tramite il nostro ente, sia il nostro ente viene riconosciuto in ambito nazionale anche per le arti marziali e quindi anche per questa nuova attività all'interno dell'ASI. Presidente, ricordiamo il lavoro certosino che state svolgendo su questo territorio e in particolare nella provincia di Salerno. Certo, la
federazione Ciambalà nasce in provincia di Salerno, quindi siamo orgogliosi e fieri di averla portata subito all'interno del nostro ente tramite la mia persona anche in Consiglio Nazionale. Quindi insieme stiamo facendo, abbiamo fatto questo connubio e stiamo avendo ottimi risultati. Il nostro augurio per la partenza di questi campionati europei per il settore Ciambalà, che possano far bene e nello stesso modo far conoscere anche l'ASI a livello europeo. E siamo con Miriam Aliberti della Nazionale Italiana di Sport Ciambalà. Ciao Miriam, benvenuta sulla web TV del mensile Atleta. Ecco, uno sport, ricordiamo, non solo per maschi ma anche soprattutto per donne. No, assolutamente, soprattutto per donne, sì, è vero, anche perché la maggior parte delle pratiche sono donne, tantissime, sono anche molto brave, per la verità. E niente, sono nazionale femminile, infatti questo è la squadra femminile, sì, la nostra squadra è Simo Conte. Ci vuoi dire com'è nata la tua passione per questa disciplina? Allora sì, io ho iniziato 9 anni fa circa e niente, io praticavo già il titolo con lo stesso maestro, successivamente vedendo mio fratello che praticava questo sport ho voluto provare per curiosità e poi mi sono appassionato, ho continuato e via. I tuoi obiettivi in questo settore quali sono, Miriam? Io vorrei comunque ottenere un buon risultato verso gli europei di Parigi, si spera anche la partecipazione mondiale, anche lì un altro buon risultato, anche perché ho partecipato ai mondiali solo una volta, ho fatto un terzo posto e niente, vorrei anche migliorare e riuscire a andare avanti di lì. Miriam, anche da te vorrei un invito ai giovani che ci stanno guardando in questo momento, soprattutto alle ragazze, affinché si avvicinino a questa disciplina, perché dovrebbero farlo? Allora sì ragazzi, allora è divertentissimo di tutto, mi divertire un sacco, conosco tantissime persone, davvero gente stupenda e niente, è anche una valvola di sfogo, diciamo che è divertente per tutti quanti, quindi vi auguro di poter venire qua, di riuscire a trovare.